Da quando ho aperto questo canale YouTube mi sono sempre chiesto: ma esisterà un metodo più semplice per fare delle visualizzazioni senza dover mettere la faccia e che sia in un modo facile e veloce? Ebbene, con il canale che ho creato la settimana scorsa, diciamo che ci sono abbastanza riuscito. Infatti sono riuscito a raggiungere le 1000 visualizzazioni nel giro di circa una settimana, però con la maggior parte veramente negli ultimi giorni. Andiamo a scoprire come. Prima di tutto, per creare un buon contenuto che YouTube lo facesse schizzare di visite, diciamo che ho dovuto basarmi abbastanza sull'algoritmo. Infatti l'algoritmo di YouTube vuole un po' di cose e se te le fai sarai ricompensato a dovere. Uno, vuole che fai tanti video. Due, vuole che le persone cliccano su questi video quando li suggerisce YouTube. E tre, vuole che ci siano delle interazioni, quindi like, commenti, e poi vuole che te risponda a queste interazioni, cuoricini, like, risposte, eccetera. Ma quindi come fare una cosa del genere? Io mi sono basato semplicemente su una metrica, cioè quella di trovare una buona idea iniziale. Infatti, trovando un format iniziale che ti faccia risparmiare tempo e faccia cliccare le persone, è molto effective, entra subito in azione. Ovviamente magari non sarà la migliore cosa, cioè sinceramente non mi piace come format troppissimo, però funziona. Infatti ho creato un canale che si chiama Mimosa, così mimosa la pianta e mimosa. Ok, fa un po' schifo come gioco di parole, però va bene. Inizialmente ci pubblicavo video in italiano, poi ho deciso di prendere le parti delle canzoni, tagliarle in tanti piccoli pezzettini, fare tutte le piccole frasi delle canzoni e pubblicarle in pezzettini di video tutti quanti su YouTube. Ad esempio, una canzone da 2 minuti arrivano 20 video, una canzone da 3 minuti sono 30 video. E poi ovviamente YouTube per così poco tempo, per 6-5 secondi, non si prende il copyright, non te l'aggredisce la canzone, il video, e puoi monetizzarla anche. La cosa bella è che poi puoi creare le mega playlist, fai una mega playlist con tutti i 20 video insieme, messi insieme, che formano l'intera canzone, poi uno si va sul tuo canale YouTube, inizia la riproduzione della playlist. Dato che viene automatico, finisce il video che dura 5 secondi, passa quello successivo, quello successivo e quello successivo. Quindi alla fine, per ascoltarti una canzone, ti fai 40 visite. E questo metodo mi ha fatto fare veramente un sacco di visualizzazioni. Infatti si vede preponderantemente, esageratamente, estremamente quando qualcuno si mette a visualizzare le playlist. Ad esempio, ci sono dei picchi di 40 visite in 60 minuti, tutti concentrati in un arco di 10-5 minuti. Quindi è molto effective come tecnica. In più abbiamo anche la questione di like e interazioni. Infatti inizialmente non me ne facevo praticamente poche, me ne facevo di interazione. Però poi col passare del tempo molta più gente, dato che YouTube ha visto che il contenuto funzionava, lo consigliava sempre di più e quindi ho fatto una crescita esponenziale delle visite e in più ho anche ricevuto un sacco di commenti e vabbè un po' di like, sì, diciamo, effettivamente chi lascia like a dei contenuti del genere. Quindi sì, questa può essere una tecnica. Adesso vedrò di espandere il mio impero. Ho coperto il numero di iscritti, però devo dire che ne ho fatti 3 da zero. Neanche un mio amico gliel'ho detta questa cosa, quindi sono tutte visual real e per la maggior parte provengono dagli USA, quindi ahimè social strafigo. Quindi se volete fare un canale YouTube così un po' a caso e non volete metterci la faccia, ecco la strada. Magari non è la migliore tecnica, non avrete la reach più attiva del mondo, però chi se ne frega. Comunque sì, ve lo consiglio, però semplicemente come esperimento, non penso che sia un canale che possa continuare nel lungo periodo e anche fosse non fa guadagnare veramente niente, perché con dei video da 6-5 secondi non guadagni proprio niente. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like e iscrivetevi, ci si vede settimana prossima con un nuovo video e ciao!